Vuoi che incanti il serpente? Facciamo così, se riesci a incantare il serpente ti darò alcuni fiori di mia moglie. Ok, fammi vedere. Ora tocca a te. Suoni in modo orribile! Ma ho anche suonato in una banda. La signora Nagel mi diceva che promettevo bene. Il mio serpente comunque pensa che tu non abbia la stoffa dell'incantatore. E ora l'ho perso. Mi spiace. Mi spiace molto. Troverò il serpente e lo incanterò, fosse l'ultima cosa che faccio. So che sei qui, cuor di serpente. Ti sento respirare. Namaste. Namaste, bambine. Avete visto un piccolo serpente? Lungo così, rosa, con il mascara sulle ciglia? Chi trova tiene. Chi perde piange. Allora è qui. Fatemi parlare con lei, voglio vederla. Stammi lontano, pantera. Porto solo un sacco di guai. Porto sfortuna. Sono un pessimo serpente. Combino guai. Ho la mente malata. Contorta come un serpente. Stai dicendo sciocchezze senza senso. Quando ti ho visto nella piazza affollata, gli occhi saettanti, il veleno che colava dalle fauci, accidenti, ho pensato, è il più bel rettile che abbia mai visto. Tu hai del carisma, ragazza, e non dimenticarlo mai. Ora raccogli la tua roba e andiamo a casa. Lingua mielosa. E non ditemi che non so incantare un serpente, visto? Scriverai. L'hai trovato? Vai da mia moglie, ti darà qualche gelsomino. Ho incantato il serpente di tuo marito. Non è cosa facile. Mi ha detto che mi avresti dato dei fiori. Gelsomini. Gelsomini, in cambio ti darò un'informazione. Va bene? No, perché ho più di una domanda da farti. Allora perché hai fatto cenno di sì con la testa? Non l'ho fatto, l'ho scossa per dire no. Ascolta attentamente, Pantera Rosa. Ciò che pensi e ciò che avviene non sono la stessa cosa. Ciò che è il tuo no è il nostro sì. Non mostrare ignoranza a tutti così. Prendi tempo e impara ciò che sappiamo. La barca
non si sposta se non remiamo. La barca non si sposta se non remiamo. Eh sì, senza dubbio la rima migliore. Ancora non capisco. Ascolta, Pantera, è semplice. Tu scuoti la testa di lato e in India ciò significa sì. Ah, fate al contrario. No, siete voi a farlo al contrario. No, voi. No, voi. Beh, penso che abbiamo ragione entrambi, più o meno. Ascolta, sai dirmi come posso arrivare a Varanasi? Droghiere, sai dove si trova Varanasi? Dove? Un bel po' verso est, amico mio. Troppo lontano per arrivarci a piedi. Ti aspetta un lungo viaggio. Vuoi delle spezie? Sicuro, grazie mille. Assaggia pure quello che ti interessa. Io sono la magnifica Polly. Non voglio un biscotto, io prevedo il futuro. Mostrami il palmo. Impossibile, hai la linea della vita più lunga che abbia mai visto. Prosegue indefinitamente, pare che vivrai per sempre. Oh, aspetta, avevo le lenti sporche. Morirai in una settimana. Scherzavo, scherzavo! La mia frutta è dolce e succosa! Oh, insomma, prendine uno, diavolo rosa! Pronto? Rosa, sbrigati, per favore. Sono preoccupato per i bambini. Qui al campeggio le cose stanno peggiorando. Sono ancora a Bombay. Quanto dista Varanasi? È abbastanza lontana. Prendi il treno. Ho dei problemi con il comunicatore. Qui il tempo è molto brutto. Non riesco a parlare con il pilota del jet. In treno fino a Varanasi? Qualcuno sa dove posso prendere il treno per Varanasi? Alla stazione Victoria. Sto andando proprio là. Seguimi. Arrivederci, amico Rosa. Forza! Perderai il treno. Del villaggio usa i miei rami per pulirsi i denti. Devi farlo anche tu. Benvenuto. Sapevi che in India il rosa è il colore del benvenuto? Una pantera rosa, sei doppiamente benvenuto. Grazie. Fatica. Non ho avuto neanche il tempo di fare colazione. Sono indietro con il lavoro. Scusa il rumore del mio stomaco. Il mio ventre vuoto è estremamente vendicativo. Oh, grazie. Se posso fare anch'io qualcosa per te, devi solo chiedere. Oh, grazie. Se posso fare anch'io qualcosa per te, devi solo chiedere. I chicchi sono ricchi. Ciao, io sono Chamunda. È uno dei luoghi di Durga, la dea della guerra. Io vivo là. Ci vediamo dopo.
anche tu abiti qui? Stai scherzando? Posso andare dove mi pare. Non so da dove vieni, ma qui le mucche sono sacre, letteralmente. Faccio quello che voglio, vado dove voglio e mangio ciò che voglio. Mi sembra una bella condizione. Infatti, dopotutto io fornisco il DUD. Il DUD è molto importante. Non mi devi spiegare nulla sull'importanza del DUD. Pantera, ho la gola secca. Vorresti portarmi qualcosa da bere? Che ne dici? Ricordi quando hai detto che se mi occorreva un favore dovevo solo chiedere? Certo, hai sedato la ribellione del mio stomaco e per questo ti devo un favore. Cosa posso fare per te? Che ne dici di un vasino? Ah, un vaso. Un piccolo vaso. Scusa, certo. Grazie, avevo proprio la gola secca. Mammi, mammi! Sì, cara? Abbiamo bisogno di un po' di latte per la cena di stasera. Certo, cara. Vuoi mungere, mammi? Ah, non so. Mungi la bocca! Va bene, va bene. Non posso aspettare tutto il giorno, sai? Amico, questa è migliore produzione di Mami delle ultime settimane. Prego, resta con noi cena. Grazie, accetto con piacere. Sono indietro con la cena. Puoi aiutarmi? In che modo? Ho bisogno di acqua, spezie e riso per cucinare un curry di bontà intriso. Ehi, è una rima. Ah, sì, le rime aiutano a ricordare le cose. Ho bisogno di acqua, spezie e riso per cucinare un curry di bontà intriso. Grazie, ora mi serve solo l'acqua. Dimmi, Pantera. Posso disturbarti? Avrei bisogno di un altro vaso. Sì, ma questo è l'ultimo. Devo pur vivere, ragazzo. Acqua, spezia e riso. Il mio curry di bontà è intriso. Fa caldo. Andiamo fuori. Mangia. Serviti. Non dobbiamo aspettare. No, prima tocca a noi, poi mia madre e Chamunda, poi mia moglie. Perché? Gli uomini hanno bisogno di più forza. Dobbiamo rimanere sani.
Poi mangiano madre e figlia non maritata. Non possiamo permetterci che una figlia non maritata si ammali se vogliamo trovarle un marito. Poi può mangiare mia nuora. Lei ha già marito. Allora qui le usanze sono un po' diverse. Sotto molti aspetti. Se Chamunda si ammalasse, quale annuncio potrei fare per lei sul giornale? Ragazza magra e malaticcia contaminata dalla tosse cerca marito? Quanti risponderebbero? Dimmi, sei amica delle ragazzine che vivono dall'altra parte della strada? Le hai mai invitate a cena? Non possono venire per la cena. La loro mamma le farebbe venire, ma loro padre non vuole. Sono bramini. Bramini? Loro padre è un sacerdote. I bramini sono al vertice della casta religiosa. Casta? Non vorreste per caso spiegarmi il concetto con una semplice ma orecchiabile canzone? I don't want to shock ya, but what I'm about to tell you might rock ya. Ow, well, 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 there's long time been a tradition. We call it the caste system. You're born into your caste, there's not much that you can do, but be the best you can. Or simply try to muddle through. Once there were four different castes divided by profession, you did the work of your caste. Feast, famine, or recession. Yeah. Caste system, what you're born into. Caste system will need for us just to keep. The caste system, if I told your position, the caste system part of India's tradition. There were Brahmins, Ao, Kshatriya, Vaisyas, and Sudras too. Now there's so many others, I couldn't name them all to you. Last was the outcast, whose treatment was unkind. In the social structure, their caste came last in line. Referred to as untouchables, labeled as unclean. One man known as Gandhi spoke out and called his treatment mean. They could drink from the wells where water was got. Touch food meant for a higher caste. Ow, it may as well rot. Sign. Caste system's what you're born into. What you're born into. The caste system will need for us just to keep. The caste system, if I told your position. The caste system's part of India's tradition. Gandhi felt the handling was cruel and unjust. Years of wrongful treatment in Mahatma they could trust. Adopting an untouchable girl took the people under his wing. Then the Indian government tried to abolish the whole thing. Passing laws that they hoped would prohibit caste discrimination. That was their attempt to try and integrate the nation. You'd be dead wrong if you assumed discrimination was a thing of the past. Think about the place that you call home. Who are your outcasts? Systems, what you're born into. Wow. The caste system will live for us just to keep. Caste system, if I told your position. The caste system's part of India's tradition. Caste system, what you're born into. The caste system will live for us just to keep. Position. The caste system.
Così la legge antirazziale non ha funzionato. È un buon inizio. Ma per favore, qui c'è ancora molto razzismo, in particolare contro le donne di tutte le caste. Nel nostro villaggio è considerato inappropriato che una donna si spogli per il bagno. Solo gli uomini possono togliersi i vestiti e fare il bagno nel lago. Noi dobbiamo rimanere completamente coperte e al massimo possiamo versare acqua sopra i nostri sari, per non parlare della dote. Ti piacciono i sari delle donne? Sì, sono molto colorati. Sì, io stesso ho realizzato il tessuto. Mia moglie li colora. Ne porterò alcuni a Varanasi per venderli. Anch'io devo andare a Varanasi. Posso viaggiare con te? Certamente. Mi piace tua compagnia.